E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nella serie In Trentin. Dopo più di 80 episodi al nono Gavin Hughes Girbiz, che si dice così, come dire, quando uno gammende fa una roba che parte il pirlo e dice: Boh, adesso la fago. In realtà era un pes che volevo farla, sta roba. Gavin Hughes Girbiz, appunto, di sistemare tutte quelle strade che porta in alto, disegno, tutte quelle strade che dopo le diventa quasi una corsia sola che le si stringe, che c'è sempre il traffico, tutti quegli asini ambulanti che va avanti Andreo, che è veramente, veramente bestiali. Avevo di chi era diventati bravi sul 22, ma si vede che anche a calori con le paci, sa, in cattividi va come i siluri, non si ferma e te venne addosso. Quindi ho cercato di sistemare varie piazzole di sosta, di trarsi fuori, trarsi da una banda, voce del verbo buttarsi da una parte, ecco, che dovrà fare il comune, dovrà fare la provincia, ma l'ha fatta il nono Nixo. Perché fa modalità stradina ancora, guarda che robe. Certe nude ben, certe nude un po' così. In realtà, dai, è una roba che le serve una volta ogni tanto. E di gente non so che passa sempre, le serve quella volta se che passa. Ecco, quelle robe che se le droppa una volta, però quella volta che le serve le è comode. Volevo fare anche altro dei timelapse, ma me il tengo un po' alla volta, perché sennò chi veramente non va avanti la serie. E perché sticky, insomma, costa un po' di tempo, vuol dire, voi vedete accelerare, ovviamente anche perché le è più belle, per carità, non posso mettervi lì 40 minuti di sistemazione a Iole, invece in 5 neanche, vede tutto, ecco. No, Iole, insomma, in realtà piazzole di gente così, ecco. Ho fatto anche un'altra bella stradella, Dreo, l'albergo, perché dopo capirei che avevo torto l'unimog, eccetera, ma capirei, insomma, ecco. Detto questo, come al solito, vi saluto e vi ringrazio ovviamente tutti iscritti, abbonati, supporters, tutti quanti, tutti che fanno la loro parte. Vi ringrazio per i bei commenti che me la sa sotto la serie, per lo spronamento e tutto quanto. Chi che vuole, lo ricordo, perché tanti adesso non lo sanno ancora dopo 2 anni e mezzo, se l'abbonamento del caffè per il Nico, gavè diritto ai save game. Questo mi succede perché dico, ma non serve ripetere le robe, invece mi arriva l'altro di un ragazzo che mi dice: Ah, sono un tuo grandissimo fan. E voleva sapere una roba che dopo così, guarda che le 2 anni e mezzo che dico sta roba. Ah, ma ascolto solo i primi minuti del video. Allora di vabbè, guardati che cosa vale la pena far tutto de video. Che tra l'altro, anche sul minutaggio, che è veramente sempre, come dire, croce di lista di chi che fa video, ho sempre domandato ai video lunghi e ai corti, com'è. Mi tendo a fare video lunghi, sono convinto, perché è un discorso, è un lavoro, non è che invio via, ah, ciao ragazzi, buongiorno, buon arrivati, ciao, buon arrivederci, grazie, iscrivetevi al canale, servo via tutti. No, è tutta una storia, quindi di solito i miei video è dal quarto d'ora ai 20 minuti, però anche lì uno il dis, vi domando, tanti mi avete detto sì, no, ma fai così, non ho mai abbastanza e so chi che è qui lì, che è gente che ascolta, ma qui che non ascolta mi domando. Il fatto è che se il video fa da 20 minuti, ascolta tempo medio, ti vedi ascoltato 5 minuti. Bom, ma fa il video da 10 minuti, così tempo medio ascoltato del 50%, perché qui 5 minuti ti dici su 10, metà video lo ascolta. No, l'è sempre una percentuale, quindi anche se l'è così, se fa un video da 20 minuti, il va ascoltato per 5-6, se fa da 5-6, non è che il va ascoltato tu perché ti dici, no, il va ascoltato uno o due. E quindi sti cunelotti che salta avanti Andreo e non ascolta, mi non so più sa fare, perché dopo non so come mai che sta impazienza, mi fa veramente la meurta sta cosa, perché ripeto, nessuno vi obbliga a guardarlo, per carità, questo metto le mani avanti, però se uno decide di guardarlo, boh, e a maggior ragione se può ben fa domande su robe che sta dite miliardo di volte, ma non dico soldi, me, misteri, abbonamenti, eccetera, ma anche della mod per console, della mod quando l'esce, della mappa Italia, tra l'altro arriverà un video dopo, quindi spero di risolvere tanti dubbi anche con quel video lì. Ma ovviamente qua, qui che non ascolta, l'avenza persi per strada, e sto ripetendo, per cui che ascolta sempre, come si dice sempre, la messa la sente solo qui che va in cesa, quindi non sto a andare avanti, anzi, se finisco al timelapse e finalmente, tolen su il mio amatissimo Unimog e ne va a farne un bel giretto. Ed eccoci qua, insomma, ragazzi, che finalmente sono arrivato qui con un taxi, no, scherzo, o dorso di mulo, come volete, importante che sono arrivato qui all'albergo, con trattative de Thor, sto mezzaccio qua bellissimo, modalità, come si dice, collezionista, perché il Nico, insomma, non riesce a far senza di un
nel mezzo del genere, e essendo appunto domenica, vendit che santifichiamo le feste, yadit, e basta. Quindi in un attimo vedere questa nuova stradella che è sta fat, però mi sto così perché dopo all'interno fa più fatica. Quindi guardando di centrare la X e saltare su prima che si serra la porta. Avrei dovuto controllare il motore, però mi fido e mi dica che funziona. Senti, senti che belva, senti che belva. Se impista i fari, qualcosa dovrebbe impistarsi. Se me lo vede dall'esterno, perfetto. Deve andare su un attimo. Ciappardo giri. Perfetto, perfetto, perfetto. Sono veramente soddisfatto che l'abbia riportato sto mezzaccio qua anche sul 22, perché merita veramente tanto. Molto probabilmente, anzi sicuramente, il vedere in anche la mappa Italia, perché l'avevo tot lì la prima volta e lì insomma è il gestà. Qua con l'autorizzazione del baron dell'albergo, qui è una stradina di quelle di gente da fare a pè, ma con l'autorizzazione di poter andare, quindi tren dentro una marcia e Vardense è l'unico che la fa e l'unico paura non che ha, perché guarda che roba. L'è nato apposta per questi misteri, chi sarebbe da fare una screenshot qua direttamente, quindi magari la fago, magari la fago là sulla stradella, però prima voglio percorrerla un attimo. Abbiamo visto il timelapse, mi è venuta un'idea così, veramente giuro non l'ho pensata completamente, ma mi è salta fuori dopo che si collega le varie strade e le sta veramente, dici sì, qua bisogna, non bisogna neanche fermarsi qua, però vabbè, ai fini del gioco ti dava che sei in sicurezza e basta, devo farmi una bella screenshot. Ed eccomi di ritorno, che ho fatto il mio bel servizio fotografico e come ripeto, giuro, non so, salta fuori sta strada, veramente sono soddisfatto. Non c'entra con farming, cioè si c'entra col gioco, di potersi creare una stradella, di poter creare idee, di poter modificare la mappa, quindi abbiamo fatto anche il terrazzo qua, vista sui monti. E tra l'altro, quando avevo iniziato, la mia idea era solo far piazzole de sosta, far robe del genere, però stranamente dopo mi fora che si collega ben sta stradina qua con la zona della Emma, del ristorante, e così taglio su e vado direttamente all'area trial, perché ci aspetta i soci, dopo si fa due bracciole, un panin di quei sporchi con qualcosa, con la pastella del Luganega. E boh, insomma, spero come al solito di aver tirato fuori in cheat de robe belle dell'editor della mappa. Chi come al solito fa finta che non esista, come dire, i paletti qui bianchi e neri, perché vabbè, amici, cerco di non centrarli, però capì che sono uscita, non ha senso insomma quei paletti lì, ma vabbè. E niente, quindi sì, spero insomma sempre di aver reso migliore la mappa. L'Esabella di sua, perché bisogna dirle Erlengrat, è una fra le meglio mappe che ha fatto in tutta la storia del farming, perché l'è vera, insomma, dai. La Felsbrun l'era ben belina, però sì, dai. E altre, insomma, non era proprio bellissima. E dopo, oggettivamente, è bellissima anche quella americana. Dopo, soggettivamente, non la mi interessa e, tra virgolette, non la mi piace, ma non è che non mi piace, ripeto, perché non la sia bella, non a me piace. Aspetta che stavolta aspetta in qua, va là sto maleducato qua. Ho fatto anche la piazzola di sosta apposta, non è che posso farle dappertutto, però mille piazzole, ragazzi miei. Aspetta che chi non va più dentro, come mai? Ah, perché a metterla retro un temverse dopo l'inversore lavora al contrario, grazie farming. Comunque vabbè, anche qua vedendo dal vivo una delle piazzole che ho fatta per spostarsi, per girarsi anche volendo su uno il passazzo magari con i carri della legna. Tra l'altro un dio proprio visto in MB Track che si girava su un stradin, la dispiega il carro e con la gru sa spostare praticamente il rimorchio stepa, quel che l'era, adesso non mi ricordo il marchio, però è stato interessante vederlo. Sì, qua i venzo come i siluri, mi non so se le robe da fare, comunque vabbè. Meno male, si diceva che tempo fa il traffico l'era migliorato, ma a me pare che
moneta vera, e così non potrei neanche utilizzare le mie belle piazzole di sosta. Parati, qua si è un po' più alta. Sì, sì, buon, con comodo, prego, prego, mi raccomando. Quante che morì a dirmi non può dopo che sono messa dal canale. Ma vabbè, comunque, tra parentesi, chi sente giusti, sì, perché l'area trial è qua. Chi che anche l'area mu. Ni. Ok. Bon, sono arrivati finalmente. Tra l'altro ho fatto anche quella pseudo area parcheggio, la via, che insomma dai. Le zone che. Sì. Aspetta, il cancello, se da verze. Orco, se da verze ancora, il cancello, cari miei. Quindi. Ci spostiamo. Ecco che dopo ti metti la retro una volta. Ah, bisogna farlo in revision, che è l'unico, mi dispiace. No, dicevo le aree che sì, mi sono impegnato più che potevo. Ovviamente non è che la perfezione, che mancheria, tanto è anche a zone tipo qua, avevo dall'alto non si vede tanto che sto svergolamento chi del coso flottante, no. Le zone anche non è che si vede tutti i giorni, bisogna proprio nargale belle, quindi è buono, dai vabbè, l'hai fatta più ben che podo, ma dopo non è che sono stato lì a spaccarmi la testa, insomma, sistemerò magari, o dopo, ripeto, sistemerà, e eventualmente anche a chi che ciapa il salvataggio, insomma, che vi ricordo, e fa anche per voi, che se vi va di offrirmi qualcosa come abbonamento, che avete diritto al salvataggio, quindi che avete sta mappa, che è come... avere una mappa di gente nuova in pratica. Qua tra l'altro avevo creato un'altra roba, ma ve racconterò, e dopo le nada veramente mal, non mi aspettavo, ma vi spiegherò, perché sennò vi spoilerò praticamente un'altra puntata e non voi. Detto questo, parlando appunto di abbonamenti eccetera, vi ringrazio ovviamente tutti iscritti e abbonati, che mancheria, e supporters vari, chi tra l'altro cerco di tirar zoom un po' di Ariegen qua al telo mare qua, vabbè, sento così, dopo vi fa vedere una roba che non sarà notata forse l'altra volta, se piega i fari quando il butta sul parabrezza, cioè è l'essere il timer che si sta veramente in gran bullo, veramente in gran bullo. Chi può mettere dentro anche le pseudo ridotte, quindi una gamma bassa di marce, quindi vedete questa è la prima ridotta di gente, in realtà è anche un po' esagerata, ma vabbè, no, esagerata, cioè nel senso la che sta come marcia, anzi unimo di Nanka di più corte, per carità, è un attimo esagerata per quel che devo andare a farmi, ecco, in quel senso. Qua proviamo a fare un po' di twist, dove porto a Safar twist magari su SnowRunner. Senti che belle accelerate, che belle sgasate, ma no, non si gode a fare sti misteri qua, non potete neanche credere. La semi farvala per piacere, perché almeno in virtuale chi podo, altrimenti non si può ede. E niente, cambia anche a targa, tu quant, vedete un attimo brevemente il percorso trialistico, magari vi porto qua nelle aree quelle un po' più belle, e dopo ne saludem, dai, che tra l'altro che vedo guardarvi un video molto interessante dopo sulla mappa Italia, la zona del Giuliano, praticamente dei Italian Farmer. Saluto tutti, Edos, me, ovviamente, e il Giuliano stesso, che ho l'onore e l'onere di fare un bel video su quella nuova zona lì. Sapete ormai la data di quando esce la mappa Italia, e chi che non la sa ascolta il video dopo, perché sennò Nicola parla per i frati, e basta, quindi ve lascio anche quel video lì, ancora doppio appuntamento, quindi se qua magari ok avete un attimo zugà, che sta, ripeto, le domenica, dopo che avevi anche un altro video molto 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 intrigante, potremmo provare a fare anche un po' di trial magari, che mettendo in primino qua cor, e ve lascio con un'ultima notizia. Devo sistemare un attimo, non capisco come mai ho inserito un Merlon farm, non so se a voi funziona, per favore fammi sapere, non mi si tacca e stacca più gli attrezzi, quindi il tasto Q sembra non funzionare più, mi dà un po' fastidio sta cosa, ma vabbè, e facciamo, dovrò risolvere il log par pulito, tira via alcune mod, non so se l'è il merlo che fa danni di gente, quindi magari se mi dè un feedback di sta cosa, sapete che di solito sono mi che vedo gli aiuti e sono mi che vi risolvo i problemi, stavolta se potete, come dire, aiutarmi voi, mi fareste veramente un gran piacere. Qua l'unimo varà senza bloccaggi le nassù, cioè con un filo di gas come piace a me, in aderenza, quindi
la perfezione, diria. Ecco. Basta, mi tolgo fuori dalle strasse, magari. Mi rimetto qua sul piano, che insomma è sempre meglio mettersi in sicurezza prima di far malanotti. E ripeto, basta. L'episodio con la belva, che è una belva, termina qui. Vi saluto, vi ringrazio ovviamente. Mi raccomando, fei bravi, vi aspetto fra... boh, non so bene, sì, penso che uscirà l'una il video, penso di sì, ecco, insomma... entro un par di ore circa sapete che è un altro video da vedere, mi raccomando, guardelo bene che merita, che dentro anche a parti reali. Detto questo, ripeto, vi saluto, vi ringrazio, fei bravi, ne vediamo presto. Ciao a tutti ragazzi!